Paolo, buongiorno, sono venuto a trovarti in questa bellissima location. Abbiamo gli olivi, la piana di Pistoia, la taverna dei frati, però oggi parliamo della Toscana in bocca e dei piatti che porterai a questa kermesse che si svolgerà alla fine di aprile alla cattedrale laica a Pistoia. Toscana in bocca, noi è il primo anno che lo facciamo perché, ripetendo quello che ho detto prima, è 2 mesi che abbiamo in gestione. È un po' una cosa, un evento per farci conoscere e abbiamo portato 2 piatti antichi che facevano vecchi. Il primo è il cacciucco di terra che i contadini, avendo tutti i rimasugli, prima li chiamavano rimasugli di carne, li facevano bollire molte ore e allora tiravano fuori questo piatto che andava avanti anche 2 o 3 giorni perché era talmente cotto e i contadini se lo portavano nelle sportine, nei campi e lo mangiavano. Il secondo piatto è la francesina. La francesina viene, da quello che mi sono informato, da un insieme di bollito e cipolle che vengono anche queste fatte cuocere molto tempo in un sugo particolare che non vi svelo il segreto e poi dopo veniva aggiunto il bollito del giorno prima. Il E poi abbiamo un terzo piatto, mi terzo dice. piatto, vogliamo stare nel classico, la trippa alla fiorentina. Perché è la trippa alla fiorentina? Abbiamo scelto la trippa alla fiorentina perché essendo vicino a Firenze è venuta questa ispirazione di fare un altro piatto tipico delle nostre zone. Benissimo. Il locale invece è specializzato sia in carne che pesce, Pesce. però per la Toscana in bocca hai scelto tre piatti dell'entroterra toscano. Sì, è anche perché sono 3 piatti che un tempo venivano, anzi, come si può dire, premiati perché erano piatti che duravano tanto e ci si sfamavano i contadini. Bene, non ci resta che aspettare l'evento e provarli. E E se noi no, vi aspettiamo nel nostro stand della Taverna dei Frati e buon appetito a tutti. benissimo. Ciao Paolo e a presto. Arrivederci, grazie. Vai.